ma bella, veloce, veloce. Qui c'è un megalò, c'è un megalò, dove per entrare sto megalò a Chieti Scalo, no? Sappia le rampe, le parchigie, fa paura quando entri, pare che ti perdi, sti dentro una cosa lunare, le scale mobili che salgono, che calano, fino a scala mobile, abbia assai su sta scala mobile, ristorante a sinistra, ristorante a destra, fratelli la bufle, agenti lì, ma vabbè, oggi siccome c'è un appuntamento a Letto Manoppelle di lavoro, mo mangio qualcosa qui e poi vado all'appuntamento. Oh, non ci avesse mai. Non ci avesse mai. Però ci stanno menù del giorno 8 euro, menù del giorno 10 euro, ma scelto il menù 8 euro, 10 euro, va bene per la mia tasca, non posso andare, ma sette. Io mi sono settato. Che mi avesse successo? Ho mangiato 42 penne. Avevo chiesto degli spaghetti al burro per fare veloce. E gli spaghetti non si può avere, perché no, se abbiamo solamente le penne, ah, perché avete fatto lo Che erano pendolone già come? pronte. Esatto, già pronto. E vabbè, porti queste penne. Porti queste penne allo burro, 42 penne. Piccole rigate, 42. Poi ho chiesto una bella. Fratelli, la bufala, mozzarella di bufala. Io so fa sempre battipaglia quella zona là, le mozzarella di bufala. E così mi portano la mozzarella di bufala e un pochettino di pomodori, quattro fettine di pomodoro. L'abbiamo portate, 4-5 fettine di bufala piccola così, che ci volevo lo grand'angolo per vedere quante erano spesse. Fine, fine, come hanno fatto a fare la mozzarella? Fine. E queste quattro fette di pomodoro. Finito, una mezza minerale, avevo chiesto gassata, me l'hanno portata normale, non fa niente. Che cosa è successo? Alla fine sono chiesto lo conto. Tu che pensi che secondo te un pasto del genere, quanto dovrebbe 8 o costare? 10 euro, menù. Beh, 14,70 euro. hai bevuto pure, No, probabilmente. niente, l'acqua minerale. Ladri, siete dei ladri. Io ringrazio invece il ristorante Margherita, gente come Claudio. E lo stesso devo ri ringraziare anche Ubaldi, il ristorante di Ubaldi, che con 15 euro te fanno crepà, te fanno crepà. Questi 14,70 euro, 42 penne e via scorrendo. Ladri! Siete dei ladri! Comunque, Capito? Gianfranco, E allora, questa gente ci va pure a mangiarla, come non vi vergognate? visto che... Chiaramente là per me le poca ci può venire lo terremoto e chi ci va? Vabbè, dai. 14,70 euro. Oh, ma chi ama rubà? Lo so. Insomma, se tu andai a vedere i panini, no, i panini, tu vai all'Arca, lo stesso panino che danno al No, Megalò, ma da... 4 euro, all'Arca 2 euro, lo stesso panino, che le patatine fritte, le hot dog tagliate a fettine, Beh, basta. ma non si tratta di un locale o un altro perché più o meno per strada, insomma, i prezzi sono tutti No, simili, eh. nella vita, caro Sergio, il concetto è bisogna essere onesti, devi essere onesto, né da farlo, fide puttana. Bisogna essere, siamo attorniati da gente malvagia e non va bene. Mi dispiace per i giovani, era così pieno di giovani, loro non si rendono conto e me ne dispiace di questo, me ne dispiace moltissimo. Scusa, Andiamo ma avanti. no, mo ci Allora, va. intervenire io. Sì, Ma prego. tu dove sei andato a mangiare là? È la provincia di Chieti. Invece, i ristoranti che hai detto, Sì. che stai in provincia di Dai, Pescara, mettici il tanta carico, logica. no? È così, Guarda che è uguale, anche se vai in provincia ecco di perché, Teramo è la no. stessa cosa, no? Lascia Pescara stare. è Eh della sì. provincia di Sì. Pescara e si paga sempre meno di Pescara. Certo, sì. Non lo Ma io non so, penso, io non lo so, sinceramente. non lo Ma so, io a ti me non dico, è capitato, questa ho fortuna di capito. pagare meno non è Caro capitata, amico mio, ti comunque. dico solo quello che è successo, io sto denunciando un fatto acquisito, il modo di agire. Capisci che non Sì. funziona? Così mo finiamo, già che mi parti tu che dici o no? E vabbè, allora Dai, intanto, visto che ci siamo finisci. presentati...